La nostra prestazione non è stata all'altezza, abbiamo commesso troppi errori nel momento che li stavamo mettendo sotto pressione e quindi abbiamo fatto scappare la partita. Loro hanno sfruttato il momento di inferiorità numerica facendo quelle due mete e dopo siamo riusciti a risalire, però nel momento in cui avevamo il momentum l'abbiamo ancora lasciato andare con errori nostri e la partita era troppo lontana. No, ci sono altri motivi tecnici, tattici, sicuramente che dovremmo andare ad analizzare, perché lavoriamo anche sapendo che può succedere di avere un uomo in meno, bisogna adattarsi a questo livello e trovare la soluzione in campo e non l'abbiamo fatto e quindi dovremo lavorare per essere in grado di trovarlo la prossima settimana. Esatto, abbiamo ripreso la partita in pugno. Abbiamo creato un momento, ma ancora li abbiamo messi tenuti sotto pressione e abbiamo creato un buon gioco anche per quello che era possibile, ma dopo, come abbiamo detto, errori nostri e disciplina ne hanno permesso di riprendere in mano la partita e dopo ormai il tempo era finito. Come c'erano le previsioni ieri, diciamo che siamo stati anche fortunati perché abbiamo comunque giocato con un campo giocabilissimo e condizioni meteo buone. Alla fine c'è un po' di vento, però non ci possiamo lamentare il 2 di gennaio. E quindi c'era una tipologia di gioco diverso ovviamente, però questo rugby bisogna trovare le soluzioni anche con queste situazioni.